tutti per essere qui, semplicemente vi rubo si possiede solo ciò che si dona. In questa massima paradossale ma saggia del poeta latino Marziale, il significato del gesto di generosità culturale del mecenate del comune di Ascea, Stelio Di Bello. La famiglia Di Bello ha vissuto all'interno del Palazzo dei Dominici Sericci tra il 1800 e il 1935. Così il discendente Stelio ha voluto donare alcuni oggetti di famiglia e quindi restituirli alla comunità di Ascea. Da qualche giorno gli oggetti donati sono in esposizione presso Palazzo dei Dominici Sericci. Sono stati sistemati proprio nella stanza del papà del professore Stelio. Questa è la fotografia che Angelo diceva prima, è interessante perché nella piazzetta di Ascea una scolaresca con le due maestre, prima, come dicevo, mia madre, la prima a sinistra, è del 1923 questa, con la scolaresca, e poi a fianco c'è la maestra Schiavo che venne dopo in un secondo momento. La donazione è stata ufficialmente presentata nel corso di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi presso Palazzo dei Dominici Sericci. A fare gli onori di casa il sindaco Pietro D'Angiolillo e il consigliere comunale con delega alla cultura Vincenzo Pizza. Davvero un grazie di cuore a Stelio, non solo perché ci ha donato una parte che ha rappresentato anche la sua vita, la sua storia, i suoi affetti personali. Grazie per le parole che ci ha detto e grazie per l'intelligenza, la lucidità, la passione che mette nelle cose che fa, nelle cose che dice e nelle cose che ci ha lasciato. Veramente questa sera, diciamo che questo palazzo ha e custodirà da oggi in poi una parte di questa sua storia, perché effettivamente è importante che questo palazzo svolga una funzione ovviamente culturale, ma è anche una memoria storica delle cose, del tempo, della storia, della memoria collettiva, della nostra comunità, e noi che qui rappresentiamo e vediamo la nostra identità. Tazzine, piatti in porcellana, forchette, giocattoli, orologi d'oro. Nella donazione del professore Stelio anche questo quadro, unica testimonianza rimasta oggi delle decorazioni artistiche che ornavano il Palazzo dei Dominici Sericci. Mio padre fu trasferito a Vallo, dove sono nato io, poi nel 30. E sapendo di non poter più ritornare praticamente ad Ascea, portò questo quadro, fece ritagliare dal soffitto questo quadro, l'abbiamo custodito per praticamente 100 anni a casa di mio padre e mia madre, e poi io l'ho preso a casa mia. Per gli amministratori locali, da parte del donatore, sono arrivate sincere parole di stima e affetto. Ma dobbiamo ringraziarlo per le due cose fondamentali, per essere un esempio e per essere un testimone.